Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Come vi avevo promesso, ecco che sono andato a realizzare quella che è una nuova versione del mio sistema per bucare lo sfondo. E adesso andrò a illustrarvelo, però prima di questo vi invito a registrarvi se non l'avete già fatto e di lasciare un like, ma anche un dislike, l'importante è sempre che partecipate. Poi se volete commentare anche il mio video per darmi qualche consiglio, sono ben felice di accettare i vostri consigli. Adesso buona visione e spero che vi piaccia il video. Allora, per questo progetto ci servirà un pezzo di legno lungo la dimensione che ci serve per coprire la parete e che abbia un bel spessore. Questo spessore serve per coprire comunque gli oggetti che abbiamo sulla parete, non so, dei quadri come io ho intenzione di mettere. E poi il panno di colore verde. Allora, di che tipo deve essere questo tipo di panno? Qualsiasi, basta che non sia del tipo raso, quello lucido, perché con quello lucido è più difficile ottenere una luce uniforme. Si trovano diversi punti più illuminati, altri più scuri, ho trovato anche difficoltà in passato con quello lucido. E adesso andiamo a procedere come montare i faretti. Ho preso il segno, dobbiamo appoggiarlo in questo modo qui, deve stare al centro del pezzo di legno in questo modo qui, così potrò anche ruotarlo, poi a loro fine ti faccio vedere. Deve stare così al centro, quindi tre punti, uno qui, uno al centro del pezzo di legno e l'altro alla fine, sempre con lo stesso sistema. Andrò a fare prima un foro con questo qui, in modo che la testa stia a raso il legno, e poi con una punta da trapano normale, questo è un 5.5. Per il perno ho utilizzato questo che è da 10, che è della stessa misura. Andrò a mettere un perno qui al centro. Adesso vado a fare questo lavoro perché non ho la possibilità di tenere la camera mentre uso il trapano. Ok, allora ho fatto la sagoma, uno qui e l'altro qui, poi con l'uso di questo strumento che è uno scalpello e dei guanti di protezione andiamo a togliere via la parte in eccesso del legno, in modo che questo qui vada a raso e che non sia in superficie, per non grattare la parete, per non rovinare la mia parete. Ecco fatto, allora sono riuscito a togliere, vedete, e c'entra. Non faccio il falegname, ma sto imparando velocemente. Adesso vi faccio vedere praticamente come dovete fare per farlo bene sto cosa. Aspettate, purtroppo mia moglie mi ha rotto il supporto, quindi non posso tenere la camera e sto anche da solo a fare questo video, quindi non posso fare tutte e due cose insieme. Allora, in pratica, adesso purtroppo non posso far vedere mentre lo faccio, ma vi faccio capire come ho fatto. In pratica, vedete questa parte della lame, non la parte liscia, ma la parte questa qui, che è il punto, che è la parte che incide. Quindi dobbiamo prima con il martello incidere i bordi e andare in fondo fino al punto che ci interessa, fino alla profondità che vogliamo esportare. Poi dopo alziamo il pezzo di legno e andiamo a intaccare in prossimità dello spessore che vogliamo togliere. Non fate questo prima, perché se lo fate prima potete portare via una parte in eccesso di legno. Intaccate prima e poi fate questa operazione. Ok,
vedete, ho effettuato le incisioni dell'area che mi interessava. Quindi a questo punto con lo scalpello vado al centro, quindi gli do delle incisioni non troppo forti su tre punti e vado a scendere finché non tolgo tutto la parte che ho inciso. Eccoci qua, vedete? Allora, è uno e due. Adesso passo ad avvitarlo. Eccoci qua, vedete? Adesso ho fissato anche gli anelli con le viti. Io ho messo un leggero, cioè uno strato di colla sotto, ma non è necessario, ma visto che ce l'ho, l'ho usato almeno per livellare un po' il legno. Perfetto. Adesso non ci resta altro che applicare il panno verde. Questo è il tessuto che ho utilizzato. Visto che ho mia figlia che dice che sa fare la sarta, praticamente che cosa ho fatto fare? Una piega, e dentro ci ho messo questo, il bastone di ammazza da scopa, in modo che faccia da peso quando scende e il telo resta bello teso. Quindi adesso andiamo a metterci il pezzo di legno nella parte superiore. Appoggiamo il pezzo di legno, vedete gli anelli? Quindi praticamente questo qui lo giriamo in questo verso qui, in modo che gli anelli stanno sotto, e lo andiamo ad applicare sotto in modo da coprire questa parte qui, ok? In questo modo qui, bello dritto, ok? Poi facciamo una piega così e sopra ci applichiamo un po' di colla vinilica per poi andare a utilizzare questo sparachiodi in modo che il telo rimanga bello aderente. Ecco qui, ho applicato uno strato di colla a forma di onda, adesso vado a metterci il telo sopra e gli sparo dei chiodi. Ecco fatto, messo i chiodi, queste macchie qui di colla vinilica, ma asciugandosi diventerà trasparente e non si vedranno più. Adesso vado a fare la stessa cosa qui, in modo da rivestire anche la parte superiore del legno. Ok, ho fatto i due fori per mettere il tassello, quello a gancio, dove faccio vedere. Adesso vado a metterci un po' di questo sigillante acrilico, visto che sono pareti un po' particolari, sono molto vecchi, quindi gli metto un po' di questa roba dentro per poi metterci il tassello. Ok, appoggiato con l'uso di un martellino, andiamo sopra così. Ok, andiamo a toglierci l'eccesso. Ok, e adesso stringiamo, basta ruotare. Ho usato questi tipi di ganci perché sono esteticamente più carini da guardare, visto che hanno questo tappo qui di plastica bianca. Ok, fissati. Adesso andiamo a preparare il telo. Allora, ok, ho montato il telo, che poi va proprio a misura sul pavimento, ok, e mantiene anche abbastanza bene. Okay, va benissimo, tanto questa parte qui superiore non viene all'interno della camera, avrei potuto alzarlo un po' di più, va benissimo, va bene così.
Diciamo che così potrebbe anche andare bene nel safaretti. Anche perché stranamente mi ritrovo con questo margine qui che prima non c'era. Forse perché... Ah, ecco, prima la tenda ce l'avevo più di qua. Ce l'avevo più avanti. Avevo fatto un errore di calcoli. Avrei dovuto aprire un po' più i lati. Avrei dovuto allargare un po' di più. Vabbè, ormai è fatta. Tanto questo spazio qui mi va bene. Devo spostare solo un po' più di qua. Sì, e ce l'ho a centro camera. Va bene. Sì. Poi al limite si ritaglia senza alcun problema. Ma può andare così. Adesso vado a montare i faretti sopra. Allora, a questo punto, per montarlo, gli svito queste due viti e poi successivamente gli faccio una prolunga, perché questo filo qua è corto. Quindi adesso vado a fare prima questo viso qua, poi monto questa staffa sul telo. Ho montato le staffe di supporto per i faretti, diciamo che già l'ho orientati nella direzione che servono, poi dopo questi qua si possono anche regolare, e come vedete il perno è scomparsa. In questo modo non vado a rovinare la parete. Ecco fatto. Allora, ho montato i faretti, quindi se vedete hanno una posizione diagonale, questo qui al centro e questi guardano nella parte centrale del telo. Poi quando li accenderò vi fa vedere. Qui adesso devo montare una cassetta con degli interruttori, in modo che io possa accendere o solo i due laterali o quello centrale. Ecco finito il lavoro. Allora, non vi faccio vedere come ho effettuato il cablaggio, perché servirebbe solo un video per far vedere come ho collegato i cavi, però comunque rendi l'idea. Se andate a vedere su internet potete trovare qualche video che vi spiega come si fa. Allora, vi faccio vedere. Quindi qua ho utilizzato due interruttori, uno con cui posso accendere un solo faretto, quindi quello al centro, e con questo qua posso accendere i due laterali. Ecco qua, alla fine si presenta in questo modo. Già ho fatto una prova con OBS e con Zoom e funziona perfettamente. Ah, finalmente ho un nuovo sistema per i miei video, per renderlo ancora più piacevole, perché prima, anche se funzionava, ogni tanto mi dava dei puntini neri. Adesso questo qui funziona molto meglio rispetto a quello precedente. Devo soltanto perfezionare un po' la luce, perché se vedete il faretto mi va con la luce sulla fronte, però vedremo come posso rimediare a questo problema. Mi dispiace soltanto che non sono riuscito a farvi vedere passo passo quello che facevo, perché mi si è rotto il supporto che utilizzavo per appoggiare il telefonino sopra i treppiedi, e si è rotto in modo del tutto accidentale. Spero più avanti di poter risolvere il problema. Quindi vi lascio a voi una buona giornata e vi raccomando, lasciate un like, un dislike, qualsiasi cosa, commentate e iscrivetevi al canale. E ciao.